È difficile trasferire tutta l'emozione o la completezza dell'emozione di poter giocare con la maglia della propria squadra del cuore, dove veramente la Champions la sentivano tanto anche i tifosi, quella gioia, ma soprattutto nell'attesa, perché poi dopo quando entri in campo fai quello che devi fare, che è a livello sportivo, e ti concentri solo esclusivamente, ma l'attesa di poter dalla partita della domenica al mercoledì, dove si giocava quei tre giorni, era un'attesa con delle emozioni forti e con un desiderio di poter anche essere realizzato come calciatore della tua professione. Guarda, adesso mi viene un po' la pelle d'oca a parlarne, ma realmente ormai è diventato un po' come l'inno nazionale. Io ho giocato tanti anni in nazionale, è un qualcosa di emozionante e di arricchente. Avere un inno della Champions League, che ormai tutti ne parliamo come se fosse l'inno veramente di un senso di appartenenza. Ecco, quando parli sempre di senso di appartenenza, il Milan ha il senso di appartenenza della Champions. Dovete immaginare il dispiacere non farlo, quindi io dico al contrario, pensate al dispiacere degli anni che il Milan non è riuscito a qualificarsi, e risentirlo è risentirsi a casa. Gli slogan utopistici della società, quindi del presidente Berlusconi, di Galliani: diventeremo la squadra più forte del mondo, hanno fatto diventare oggettivamente realtà quello che poteva essere un sogno per tutti. Quel Milan lì ha cambiato qualcosa sicuramente nel calcio mondiale, è oggettivamente sotto gli occhi di tutti e è riconosciuto da tutti. Indossare la maglia del Milan per me è sempre stato prima di tutto un senso di responsabilità. E tanti miei amici mi dicono: cavoli Demetrio, avrei vinto anch'io in quella squadra lì. E io gli do ragione. Il problema in quella squadra lì era giocare, non era vincere. Era riuscire a conquistarti un posto in una squadra che ha segnato quello che sappiamo tutti. La forza di quei giocatori lì era la concorrenza leale per poter giocare e far parte di un cambiamento storico del calcio. Era la fine del primo tempo, dove noi entriamo nello spogliatoio, stavamo vincendo 1-0, eravamo coscienti che nel momento in cui fossimo passati Baresi e Costacurta erano già persi, perché uno era squalificato perché era stato espulso e l'altro aveva preso la munizione. È già stato un momento diciamo destabilizzante, però dovevamo finire la partita. 10 contro 11, eravamo il Milan, quindi era l'ultimo dei nostri problemi essere in 10, devo dire la verità, anche contro un Monaco molto forte. Quindi capita questa punizione e oggettivamente è uscita una delle, secondo me personalmente, uno dei gol più belli, anche proprio fattivamente e tecnicamente, perché è lontano, calci proprio la palla, va dritto per dritto, leggermente si sposta, finta di svone anche solo per far perdere il tempo a quelli che vengono incontro, sono tutti dettagli. L'emozione più grossa è stata la corsa verso il centrocampo, verso la nostra curva anche, che era dall'altra parte, dove ti viene abbracciato da braccio di Baresi, che sembrava, non so, un tekel, non mi voleva lasciare andare a correre dalla felicità. Quindi questo è tutto, lo potete vedere, quindi assolutamente è successo questo. Io l'anno prima la perdo. Io ero stato con la squadra anche le due Champions vinte precedentemente, quindi avevo assaggiato da spettatore diretto, perché ero proprio nello spogliatoio sempre con la squadra e tutto, però non protagonista, no? E quindi io ricordo sempre che andavo a mangiare a cena, quando andavo a cena da Carlo Ancelotti, lui aveva anche lui, non è che aveva a casa tante foto dei suoi momenti sportivi, però ce n'era una dove alzava la coppa. E quindi il mio sogno era quello di alzare la coppa e avere quella foto a casa. L'emozione, come potete immaginare, era il mio sogno, no? Era il mio sogno da qualche anno, un sogno quasi proibito, no? Proibitivo.
Quando affronti il preliminare hai due incognite molto importanti. Uno, che è quello dettato dagli avversari, che conosci poco il reale valore dei singoli dei tuoi giocatori. Hanno dei talenti straordinari, erano anni che dovevano dei giocatori straordinari. La Croazia in quegli anni aveva costruito talmente tanti giocatori importanti che quindi aveva una bellissima scuola per i giovani e talentuosi. Poi la seconda incognita è il tuo stato di forma, perché sei ad agosto, fine agosto, non sei ancora nel pieno della condizione fisica, e quando giochi la Champions League questo non te lo puoi permettere. Forse l'assist vero è stato l'ultimo, il terzo gol. Erano tanti specialisti per le punizioni, tanti giocatori, dovevi far bene quello che erano le tue caratteristiche, dovevi essere un'eccellenza in qualche caratteristica, e la sommatoria di queste eccellenze hanno creato questo Milan. Per far capire com'era quella squadra metterei anche il mio calcio di rigore nel 94 in una finale mondiale. Pensate che era il mio primo calcio di rigore da professionista, perché li tirava Van Basten, li tirava Baresi, li tiravano altri giocatori prima di te, no? E quindi mi sono trovato a tirare un rigore a una finale mondiale senza aver mai battuto un calcio di rigore nella mia vita, se non nelle giovanili. E così era un po' come per le punizioni. Quando a un milanista gli accenni due o tre momenti questo della mia carriera, questo è un altro ricordo. La doppietta al Barcellona è una cosa bellissima. Addirittura avevamo vinto 2-0 a Barcellona e invece in casa abbiamo fatto 3-3 giocando una bellissima partita. La ricordo come una delle più belle partite mie personali, la metto nelle prime 5. Non era così importante come altre partite di finali o meno, però avendo fatto due gol, non essendo sempre stato un grande bomber ma più un assist man, no? Come situazione, la ricordo con grande piacere, anche perché sono stati due gol oltre che importanti anche da lontano, perché in aria non mi ci avvicinavo mai, no? Quindi molto bello. Penso che il Milan abbia ricostruito un DNA, magari diverso da quello che abbiamo elencato precedentemente, perché era ricco di grandi campioni, perché c'erano tanti palloni d'oro. Qui c'è un Milan molto giovane, di grande qualità, costruito per poter mettere le basi, per poter diventare sempre più forte dopo il lockdown, perché io parto da quel momento, non solo perché abbiamo vinto il campionato quest'anno, si è vista una crescita dei singoli giocatori impressionante, quindi merito dell'allenatore, si è vista una crescita della squadra, quindi merito anche della società che è riuscito a inserire nel contesto dei giocatori importanti, giovani, e quindi è forse una delle squadre, se non la squadra più giovane in Champions League, il Milan nella media, lo dobbiamo ricordare, e quindi c'è una filosofia magari diversa da quella dei nostri tempi, diversa da altri tempi del Milan negli anni. Oggi c'è quella filosofia, è stata percepita nel miglior modo possibile anche dai tifosi. È un Milan che mi fa ben sperare per il presente, ma soprattutto anche per il futuro.